avere la pazienza di ascoltare cosa ci sta dicendo l'altro, il messaggio che ci sta inviando. È una sorta di superpotere. Io mi ricordo che quando ero a Genova a lavorare e a studiare come giornalista, una vita fa, ce l'avevo questa sorta di superpotere. Quando assistevo a una conferenza o partecipavo a un dibattito, mi segnavo nero su bianco, punto per punto, quello che le altre persone dicevano. Quindi, una volta arrivato al momento del mio intervento, io riuscivo ad argomentare le mie posizioni in relazione con le posizioni degli altri e non per forza in contrasto, cioè io parlavo non per contraddire le altre persone, ma per presentare la mia posizione in un contesto. E questo infatti era piaciuto, mi avevano fatto partecipare anche a diversi interventi, andavo a parlare nelle scuole, andavo a parlare in gruppi di lavoro, andavo a parlare a destra e a sinistra di argomenti che non erano per forza, io lavoravo come giornalista, quindi non erano per forza gli argomenti di cui io ero il principale esperto, anzi, tutt'altro. Però questa mia capacità, insomma, di ascoltare ciò che mi dicevano, ciò che veniva detto dagli altri, per poi argomentare sulla base di questo le nostre posizioni, le mie posizioni, mi era valsa appunto questa opportunità di andare a fare esperienza e a chiacchierare un po' in giro, partecipare a dibattiti da una parte e dall'altra. Ebbene, col tempo l'ho un po' persa, purtroppo ho un po' perso questo superpotere di saper ascoltare quello che dicono gli altri e mi sono ritrovato un po' immerso in questo parte, diciamo, di questo grande ingranaggio che è la comunicazione, il modo di comunicare di oggi che equivale al passare da un'informazione all'altra in una successione il più rapida possibile, che sia il più rapida possibile. Io da quello che sto facendo devo poter passare molto rapidamente a tutta una serie di altre informazioni per poi magari tornare a quello che stavo facendo un attimo prima. Questo è un problema, come ha sottolineato uno dei miei contatti su Instagram, il buon Marcello, contatto virtuale, che poi virtuale non è, poveretto, perché anche lui la pasta asciutta la mangia, immagino, quindi non è un contatto virtuale, è un contatto reale che mi ha comunicato tramite Instagram, con cui abbiamo scambiato alcuni messaggi proprio su questo problema. Mi chiedeva: ma come mai le persone online ai post, nei commenti, nei messaggi rispondono ad casum? E probabilmente è proprio per questa mancata capacità di ascoltare quello che l'altro ha da dirci. Cioè noi ascoltiamo pensando a quello che diremo subito dopo, noi ascoltiamo pensando a come ribattere a quello che sta dicendo. Allora se tu mi dici una cosa, io sto già pensando a come ribattere a quello che mi hai appena detto, mi perdo tutta la parte del discorso che viene dopo. E allora molte risposte avvengono appunto ad casum o ad cazzum, come si potrebbe anche dire, in rete, proprio perché tutti questi strumenti che ci vengono messi a disposizione di messaggistica, di interazione, sembra assurdo, ma sono strumenti che sulla carta dovrebbero farci guadagnare tempo, cioè dovrebbero farci fare le cose più rapidamente. Se io una cosa la posso fare più rapidamente, in una slot di tempo, in un'ora, posso fare più cose. Però, per assurdo, noi potendo fare più cose abbiamo meno tempo per le cose. Sembra incredibile, eppure è così. Cioè, non riesco neanche bene ad arrivare al fondo del ragionamento, perché sembra impossibile. Cioè, potendo fare più cose abbiamo meno tempo di fare le cose. È una questione praticamente irrisolubile. Però la mia sensazione è che sia proprio così. E siccome Marcello con lui avevamo parlato di questa poca attenzione che si presta alle parole degli altri, ma nonostante questo si voglia comunque
ribattere, controbattere, intervenire nel discorso, eccetera, eccetera, mi sono un po' drizzate le antenne e nei giorni successivi mi sono imbattuto in altre due cose che parlavano all'incirca di questo argomento. Uno era un video di Marco Montemagno che spiegava cosa sbagliamo, cosa sbaglia lui e cosa sbagliamo tutti, insomma, nel mandare le email tipo di curriculum o di collaborazione o quant'altro. Cioè lui dice: io quando ho mandato questa email pensavo al vantaggio che potevo trarre io da questa collaborazione, invece di pensare al vantaggio che avrebbe potuto trarne il destinatario da una collaborazione con me. Anche qui pensiamo egoisticamente al vantaggio che noi possiamo trarre dall'interazione con un'altra persona, senza magari pensare a sufficienza al vantaggio che l'altra persona potrebbe trarre da un'interazione, da una collaborazione con noi. Allo stesso modo, stavo leggendo un libro, The Catalyst, di Jonah Berger, molto molto figo, che parla di come si può far cambiare idea alle persone non spingendo informazioni, non insistendo fino allo svenimento, ma piuttosto rimuovendo le barriere al cambiamento che questa persona potrebbe avere. L'ho sottolineato, infatti lui diceva: spesso ci concentriamo troppo su di noi e sul cambiamento che noi vogliamo ottenere per nostro vantaggio negli altri, nel modo di pensare, nelle decisioni degli altri, del nostro datore di lavoro, dei nostri colleghi, dei nostri familiari, eccetera, eccetera. E questo ci impedisce di capire veramente chi ci sta di fronte e cosa chi ci sta di fronte sta cercando di comunicarci, di farci capire. Ci è difficile comprendere la posizione dell'altro. E lui qui nel suo libro fa una citazione con la quale chiudo questo mio intervento già fin troppo lungo. Se vuoi capire qualcosa, devi pensare a come cambiarlo. E il che vale anche al contrario. Se vuoi cambiare qualcosa, devi prima capirlo.